Lo stesso deposito da un'altra società, non la Edison, dalla IPG, è stata ottenuta l'autorizzazione, tutto l'iter autorizzativo, per la zona vicino a Bologna, guarda caso, proprio di quei paesi che oggi sono stati coinvolti in questo terribile terremoto, che forse è stato un po' sottovalutato rispetto al cancan che fu fatto per il terremoto dell'Aquila, non che non fosse giustificato, ma diciamo il terremoto che ha interessato l'Emilia è sicuramente molto peggio, non fosse altro perché interessa molte più persone e un territorio molto più vasto. Bene, in quel territorio lì, di Mirandola, di San Felice sul Panaro, doveva essere già realizzato un impianto di stoccaggio di 100 km quadrati, non 5. Pensate voi cosa succedeva con il terremoto che c'è stato, avete visto tutti, no? La liquefazione del terreno, le crepe che si sono create nella crosta superficiale, se ci fosse stato questi, non ricordo se erano 7 miliardi di metri cubi di metano in pressione previsti da essere stoccati. Non era più il terremoto il problema, sarebbe stato un inferno, perché il metano sarebbe fuoriuscito ovviamente da tutte le crepe che si sono create nella crosta del terreno, e ovviamente mescolandosi con l'aria avrebbe dato luogo a incendi dappertutto. Quindi sarebbe stato un vero inferno, altro che terremoto.